voi tutti, ai colleghi. Ma c'è anche questo compagno. Questo però che significa quello che è? Beh, no, anzi, dobbiamo sapere che paura e ansia si condanna. Equilibrato, responsabile. Perché non c'è nessun atto che noi compiamo. Delle linee guida, quelle che come dicevo prima sono richiamate. Secondo questa nuova disciplina che ha introdotto l'epigenetica, accende perché in una regione dove si parla di open data, chi li produce se li tiene? Però non vi voglio rubare tempo anche perché poi... Questi dati non sono dati nuovi né originali, erano dati già disponibili, in qualche modo questi dati erano già stati elaborati, sebbene riferentisi ad anni precedenti, anche dall'Istituto Superiore di Sanità, quindi sono già disponibili dei documenti simili su internet. Noi abbiamo fatto un passo in avanti elaborando dati leggermente più recenti e facendo le mappe vere e proprie. Allarmanti. Sono dati che confermano che un territorio abbastanza ampio e soprattutto densamente popolato, perché questa è l'area più popolata d'Europa, qualcosa è successo perché i dati di mortalità per tumori divergono dal resto d'Italia. Beh, come la statistica del mezzo pollo a testa, no? Se lo si va a distribuire su un'area di una macroregione o di una regione, il dato è più rassicurante. Se lo si va a riportare a un ambito comunale, emerge quello che abbiamo appena pubblicato. Ma il dovere di chi fa ricerca, il dovere della comunità scientifica è dire la verità. Può piacere o no. Può danneggiare alcuni o favorire altri, non è un problema nostro. Noi abbiamo solo il dovere di comunicare la verità. Noi ci auguriamo, anche sulla scia di quanto stiamo pubblicando in questi giorni, che si abbia un risveglio della sensibilità istituzionale. Chi oggi è in possesso di banche dati adeguate le mette a disposizione della comunità scientifica. Io mi sono convinto che esiste il problema, quindi negarlo è un errore spaventoso, esiste, però è un problema molto limitato percentualmente. Quindi essendo così limitato, la maggior parte delle produzioni alimentari della Campania sono di ottimo livello, per questo abbiamo voluto adesso con la Coldiretti far vedere che i prodotti della dieta mediterranea campani sono positivi, sono prodotti di grande qualità.